Ehi, la ciurma, scusate, quello che sembrava un evento da poco è in realtà diventato un pezzo di romance con Kaida, quindi ho ripreso a registrare adesso, dopo in realtà aver fatto un pezzo di questo, buona parte, insomma. Ma in pratica, sintetizzato, è che siamo andati, cioè lei voleva andare a cacciare e ho detto dai, vengo con te. Allora siamo andati, abbiamo camminato un po', poi le ho chiesto se le piace cacciare e lei dice che non le piace fare per divertimento e che cerca di fare di avere delle nuove sfide, quindi abbiamo detto che anche noi siamo interessati a quello e poi ha detto che siamo un po' di tutto, un comandante, un diplomatico, eccetera, eccetera. E abbiamo risposto che anche noi abbiamo pensato che lei potesse fare praticamente tutto e che è un po' intimidante il fatto che sappia fare tutto. Dice che non voleva intimidarci. Poi abbiamo trovato dove stava una preda, l'abbiamo lasciata colpire, l'ha colpita, abbiamo preso la carcassa e l'abbiamo portata noi invece. E poi le abbiamo detto che ci è mancata in questi anni che siamo stati a Roma. Lei dice, mi siete mancati anche voi e tu in particolare, è semplicemente difficile stare a Roma. Questo è abbastanza straightforward, tra l'altro. Se vi dessi la possibilità, sai che non ti forzerei mai di vivere la tua vita in modo diverso da quello che vorresti. Non vorrei che ti sentissi legata a qualcosa. Elizabeth non risponde, ci pensa per un bel po'. I know you mean well, but are you sure you know what you're getting yourself into? Tre opzioni complicate. Sei stata ferita in passato, non devi dirmi nulla di quello che non vuoi. Voglio solo essere qui per te. Ti amo veramente, sai, non è uno scherzo che sto facendo con te. Vorrei che tu ti permettessi di amarmi a tua volta. Oppure l'ultima, stiamo entrandomi portando dei pesi importanti, non mi metto in qualcosa di più grave di quello in cui sono già. Andrei con la terza. You can be quite poetic when you need to be, you know? But let me think about it. We'll talk later. Sembra un contratto, cos'è? Ok, siete tutti contenti. Ok, sembra più serena e felice. The sun sets behind the mountains and the night grows cold. As a heavy mist rises from the lake, sentries are posted, and you each go to your own tents for prepare to sleep. And prepare for sleep. You've barely entered your tent when the flap is pulled aside gingerly, and Kalida peeks in. She has a look in her eyes of someone standing at the edge of a tall cliff, preparing to make the jump into a deep pool below. Tirala gentilmente nella tenda. Ti siedi e la prendi per il braccio e lei si lascia tirare dentro nella tenda. Si scioglie nel tuo abbraccio e il suo bacio è... Cosa vuol dire? Tentative but trusting. Boh. You take it slow at first, but she seems to have made up her mind about this, and Yulia Kalida doesn't do anything by half measures. You've fought beside each other, and you understand each other's movements. Once you find your rhythm, she opens up to you completely, and several years of
pent-up desire is unleashed in a heady rush of passion, leaving not a shred of doubt that she really does want you. Ok, diciamo che ho fatto bene a riprendere a registrare perché mi sa che si sono sviluppate un po' le cose. Metto in pausa giusto per finire la costruzione delle cose, ma ok. Rieccoci alla campagna. Allora, intanto sono stupido perché avevo fatto il free replenish, ma in due di quelli ho miscliccato, quindi ho speso comunque le risorse e solo due ho effettivamente usato il free replenish. Ma ho messo di nuovo a fare il replenish. Qua abbiamo trovato due tizi particolari, cioè special recruit, che ci saranno fino alla fine della campagna, anche se la lista viene resettata. Non so perché. Però, ok, Gaio Volcatio Tullo e Marco Petronio. Non so, comunque sono di livello più basso. Non so se sono quelli che avevamo usato nella scorsa campagna. Comunque prenderei quelli di livello 9 a questo punto, che ci ha creato il nostro bestia, pare che sia andato a reclutare. Vorrei che ci sia più o meno un bilanciamento, anche se non prenderei un altro Sagittarius, visto che spesso mandiamo Julia in queste missioni qua. Abbiamo due Triarius, due Princeps, un Veles, prenderei un altro Veles e un altro Princeps. A sto punto, allora di Princess abbiamo o lui agreeable o questo Veles qua. Non sono molto interessanti in realtà. Questo Princeps qui già di più. Scavenger, first aid. Oh, prendiamo questo. E il Veles, vabbè, prendiamo questo. È quello che ci passa al convento. Così almeno siamo full e possiamo mandare tutta la gente. Abbiamo speso un po' di soldi, ma ci sta. Allora, vorrei vedere l'inventario invece con i nuovi oggetti che dovrebbero esserci. Non ho craftato della roba nuova. La forgia, non avevo craftato della roba. Ah, ecco, è qua. A composite bow, vediamo che skill ha. Aimed, ok. Crippling e headshot. Meno 30% di accuracy, ma più 50 damage a quelli che sono stunnati o abbattuti. Ah, questo può essere buono. Può essere interessante, che se mi aspettavo qualcosa di un po' più interessante. Questi dovrebbero essere invece solo i miglioramenti degli altri. Vediamo un attimo se effettivamente Bestia con la sua robina sta meglio. Gladiator. Gli toglie un movement, ma gli aumenta tutto tantissimo, per cui ci sta. Julia, abbiamo il tuo Scout Hood, che diminuisce di 1 il critical damage, ma aumenta di 1 le resistenze e di 1 la vita. Ci sta. E questo è meglio, aumenta di 2 il base damage, diminuisce però di 2 l'accuracy, aumenta di 2 il critical damage. E che diminuisce l'accuracy. Con questo abbiamo già dei problemi di accuracy. Vediamo se posso modificarlo più che altro. Deianeira. Niente di nuovo per Deianeira. Ah, qui ci sono già i tizi generici. Ma scusate, questi sono di... Ah, Keizo. Meglio. E gli diminuisce di movimento nettamente. Ci sta, dai, lui deve essere uno forte a tenere la posizione. Andrei a dare dei medaglioni agli altri a questo punto, visto che gli altri l'equipaggiamento non, va, non andiamo a cambiarglielo, però diamo dei tactical se li abbiamo e dei medaglioni più che altro. Crafting qua abbiamo dei libri, no?
Ah, più base damage, più health. Diamo più base damage e un più health. Cos'è questo? Del leone di Marte. Posso modificare quell'arco nuovo per vedere se riesco a migliorare un po' l'accuracy? Perché è un po' bassina Quiet. effettivamente come Leon accuracy is a good man. rispetto a Let quello him che shine. abbiamo, che già ha un po' di problemi. Must kill No, him, devo Sylvan. equipaggiarglielo prima. Allora, questo dice comunque che è migliore, però non mi convince tanto. Qua, Aimed Barbed. E qua ne ha tre, ma la terza è un po' più schifia. Cioè, no, la seconda che è schifia, più Crippling Shot. He Può cares about tornare your utile, ma pressure. mi piace di meno del Barbed. Allora, Kalida, questo, possiamo base damage maximum, penetrating o extra piercing? Penetrating non fa male. Però proverei a fare un reroll di questo. Proverei. Fammi. Sai che abbiamo trovato qualcuno nuovo da craftare? Ah, boh. Abbiamo skippato. Prova a rifarmelo. Sì, allora chi assegniamo? Assegniamo lui. Ma tra l'altro, cioè no, sono tutti sereni. E But I fought beside him. No. Quite a nulla, a cantorial posto. Possiamo control for andare that a fool, fare il coso con wasn't he? Cleopatra adesso che abbiamo fatto tutto. E poi se ci arriva un arco nuovo migliore è meglio, altrimenti vabbè. Stavolta abbiamo migliorato un po' l'equipaggiamento in genere. E siamo ancora molto all'inizio comunque delle robe della regione. Intanto ho scoperto una cosa, che non è necessario entrare, ma quando si passa di qua, vedete, sei entrato e ti sei riempito le provviste di acque. È molto comoda questa cosa, a saperla. Ah, hanno fatto il composite bow, ma lo scopriremo al prossimo episodio, probabilmente. Allora, follower, sì, prendiamo loro perché gli altri sono i nostri tizi meno interessanti. E poi non capisco esattamente perché dobbiamo andare in casa di Lucullo per parlare di sta roba qua. Potevamo andare all'accampamento della regione, alla nostra tenda, no? Ah no, c'era l'unica qua effettivamente che tenevamo prigioniera. Dominus Lucullus was always kind to me. Cleopatra Philippator, the goddess who loves her father and the rightful pharaoh of Egypt. Esatto. Lengthy introductions are unnecessary. At this point, I trust we are both acquainted with each other. Legate, you have saved me. I will not let such a deed go unrewarded. I bestow upon you this armor called Queen's Warden. Wear it with pride. Questa è un po' aggressiva, eh? È un po' sessista anche, direi. Grazie, Vostra Maestà, è un regalo di You will valore. soon find that allegiance to me comes with many rewards. Shall we get down to business? I made you a promise, and a goddess never breaks her word. Ask your questions, Legate.
Come sapevi che la vita di Proconsul fosse in pericolo? You are addressing a goddess. Tomes could be filled with the things that I know, and you don't. Potresti condividere con me parte della tua conoscenza divina? Suffice to say, I have eyes and ears all throughout Egypt. Things may happen without my approval, but never without my knowledge. Perché sei stata imprigionata? Imprisoned is such an ugly word. Let us say, confined. D'accordo, dove sei stata confinata? Some people just can't cioè, perché perceive sei stata beauty. Confinata? That's why he confined me. You share a lot with Ptolemy, Roman. Chi è Ptolemy? My dear husband, the pharaoh of Egypt. For the time being. Conoscevi il proconsole personalmente? We had maintained a correspondence for quite some time now. Unfortunately, he never had the pleasure of enjoying my company in person. He was a good man. He did not deserve to die in such a ghastly fashion. Era davvero un buon uomo. Se fosse arrivato prima, sarebbe ancora vivo. Maybe. Maybe not. Nothing changes if you continue dwelling on the past. Voglio conoscere l'identità degli omicidi. Time to get to the point. No more foreplay. If you please. My husband, Ptolemy Theos Philopater, is collaborating with a Roman bureaucrat called Lurco. I believe you are familiar with him. Come stanno collaborando? The exact nature of their collaboration is unknown to me. My bet is on something financial in nature. Something big. Whatever this collaboration is about, it must be illegal by Roman law. I believe the proconsul got wind of it and attempted to enlist my help in hopes of acquiring evidence. Tragically, Vitellius Lorco's spies got a hold of the missive he sent. Needless to say, neither Lorco nor my husband was happy about this development. E quindi Lorco ha deciso di ucciderlo? I knew it. That is possible, but unlikely. After all, killing a Roman proconsul is equal to declaring war on Rome. Lurco profited from the current arrangement. There is no reason for him to start a war. He hated the proconsul. Be that as it may, I don't think he is stupid enough to start a war for petty, personal reasons. Lurco is a smart man with a plan. Ptolemy is a stupid man with wealth and power. Questo complica le cose, non possiamo entrare in Egitto e arrestare il faraone. I offer a simple proposal instead. I become the sole pharaoh and give my husband to you on a platter, with Vitellius Lorco as garnishing. All I need is your support. With your help. We can reconquer Egypt together and bring peace to my people. Non abbiamo abbastanza potere per fare una campagna così importante. Nessuno può conquistare l'Egitto e l'Africa proconsolare con una sola legione. Abbiamo bisogno di almeno del doppio dei legionari e fonti per rimpolpare i nostri ranghi. May I humbly present a possible solution? You may. You could simply recruit soldiers from Nazomenes itself. My people were fond of the proconsul, and although they are severely fractured into countless independent tribes, they may want to unite under one strong banner. Una legione straniera non è senza precedenti, è una buona idea. Is it though? We can collaborate with barbarians, but can we trust them? We will have to talk to the elders first. Let us meet at the Court of Heaven as soon as it is convenient for you. Ok, direi che possiamo interromperci qua per questo momento.
E ci vediamo nel prossimo episodio. Come al solito, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per esempio non l'avete già fatto, a lasciare un commento. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.